Un festival africano ma a forti tinte azzurre. La 45esima edizione della Scalata al Castello non ha deluso sia il pubblico presente nel centro di Arezzo che i telespettatori di Arezzo TV. La nostra emittente ha infatti trasmesso in diretta l'intera gara dagli amatori fino alle due competizioni internazionali. Nel femminile, nel circuito di 5 km, a tagliare il traguardo per prima è stata la keniana Mora Winfrida Musetti, che ha avuto la meglio sulla connazionale Susan Kipsang Yepto. Ottimo il terzo posto dell'azzurra Rosaria Console e la quinta piazza di Nadia Iaffini. Oggi, come dicevo prima, vi avevo anticipato, volevo un buon test in vista della Coppa Europa che farò tra due settimane. Oggi, pur avendo del carico di lavoro nelle gambe, hanno risposto bene. Poi con il calore dei cittadini di Arezzo, come non poter andare forte. Qual è stato il momento dello scatto decisivo per superare Maddalena Florea che ti era davanti? Diciamo che l'ultimo giro l'ho controllata per metà giro, poi in discesa ho provato ad allungare, poi c'è stata una sua risposta agli ultimi 200 metri, però io fortunatamente ho risposto bene con i piedi e sono arrivata al traguardo terzo. In campo maschile la vittoria è andata al magrebino Joad Kemlal sul ruandese Felicien Muitira. Buon quarto posto per l'italiano Yassin Racic, già vincitore della scalata nel 2015, che nell'ultimo giro è riuscito a superare ben due africani. Oggi ho corso veramente, ho fatto la mia parte. Quindi sono contento anche per questo risultato, perché comunque ho preso 28-28, quindi per me significa veramente tanto. Su strada di solito faccio sempre bene, sono contento per questo risultato. Purtroppo mi manca un po' la brillantezza, ma un mese fa ho fatto la maratona, quindi un po' di brillantezza lo perdo. Nonostante tutto sono riuscito a tirare fuori la grinta finale e sono arrivato quarto. Tra gli amatori la vittoria è andata a Cristian Marianelli dell'Avis Perugia, che ha completato il percorso in 33 minuti e 38 secondi, e nel femminile a Valentina Mattesini dell'Unione Polisportiva Policiano. All'inizio eravamo un gruppettino di 6-7 unità e poi al primo passaggio ho provato a fare l'andatura e ho preso quel margine di vantaggio che l'ho portato fino all'arrivo. Incolmabile, perché poi Cristian Taras che era dietro, insomma, era abbastanza in ritardo rispetto a te. Ma ora sono attraverso un periodo di forma molto buono, però non bisogna dimenticare che Cristian Taras è un grande atleta, quindi sicuramente ci sarà delle belle lotte con lui. Una gara che ha ripagato un po' i sacrifici che nell'arco dell'anno realizziamo costantemente. Direi anche questa ultima gara, nonostante la mancanza di azzurri di un certo spessore, è stata entusiasmante dal punto di vista tecnico, spettacolare. Ragazzi, ma le donne azzurre sono andate molto bene, sono e anche Kakik è andato bene, è andato bene anche lui, sicuramente è andato al di là anche delle più rose aspettative. E poi quello che ha vinto è un atleta fortissimo, sapevamo noi che poteva essere da zampata finale e l'ha dimostrato con le caratteristiche che ha, perché questo qui è un atleta che oramai è abituato a vivere e a gareggiare a livello mondiale, perché sicuramente sarà un grande protagonista anche nei prossimi campionati del mondo che si svolgeranno ad agosto in Inghilterra. Quindi una giornata favolosa, visto grande pubblico, quindi grande partecipazione, e questo ci onora per quello che facciamo nell'arco dell'anno.